Se siete d'accordo, io direi di mantenere una precisione svizzera e cominciare. Come dicevo poco fa nell'incontro di saluto, ringrazio molto Paolo Merloni per aver accettato il nostro invito, perché come sappiamo è piuttosto riservato, schivo nell'organizzare incontri, diciamo, di comunicazione incentrati sullo stile, sulla persona. Quindi è una presenza preziosa, un'occasione importante per i nostri allievi, che rappresentano quel settore che abbiamo difeso quest'anno integralmente, perché questa è la prolusione dell'anno accademico 18-19, per la nostra compagine fatta da imprenditori, da ricercatori impegnati a livello accademico-scientifico, dalla pubblica amministrazione che accompagna lo sviluppo economico. Dicevamo poco fa che i Merloni in Istavo sono di casa, con l'ingegner Francesco, con Gian Mario Spacca, che è stato anche durante il periodo di impegno politico persistente nella responsabilità di Economia Marche, che ha raccolto studi, ricerche che riguardano non soltanto lo sviluppo economico delle Marche, ma diciamo delle traiettorie di sviluppo dell'impresa. Vittorio, che ha avuto anche gli ultimi incontri, diciamo, attivi di indirizzo e di politica industriale. Sono stati anni che noi abbiamo continuato questa esperienza in cui l'Istavo ha cercato di rispondere a una domanda formativa imprenditoriale sempre più esigente e innovativa. Venendo alla presentazione di Paolo Merloni, lo dico per i nostri allievi, non per il resto dell'Assemblea, qualcosa ci siamo già detti, vale la pena di dire che è Chief Executive Chairman del gruppo dal 2010, quando l'ingegner Francesco ha ceduto le redini e ha ricoperto il ruolo di presidente onorario, diciamo consigliere speciale della società. È membro del board dell'Associazione Europea dell'Industria del Riscaldamento, è membro italiano della rete Endeavour, che si occupa delle linee di sviluppo economico, si occupa di imprenditori ad alto potenziale da accompagnare nello sviluppo globale. È un bocconiano, ha iniziato a lavorare nel finanziario con McKinsey a Madrid e poi a Milano, prima di rientrare con vari incarichi in Ariston, con incarichi di responsabilità che poi hanno portato dal 2010-2011, l'anno in cui la crisi globale rinsacca e aggrava gli effetti. Ecco, la prima cosa che vorrei dire è che Ariston Thermo, in controtendenza, non solo si consolida, ma si sviluppa in questi anni con nuove acquisizioni ed investimenti strategici. Già gli anni precedenti erano stati caratterizzati da un'accentuata internazionalizzazione, con le acquisizioni nel 2002, se non ricordo male, di Chaffetot e di Elco, la prima importante per i paesi francofoni e la seconda per l'Europa centrale e l'Europa del Nord. Questa strategia, diciamo, di espansione funzionale a processi e nuovi prodotti si è allargata e accentuata con il caso di NTI canadese, il contratto di acquisizione di HTP, l'azienda statunitense leader delle soluzioni innovative ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua, con sede a Bedford in Massachusetts, che ha garantito, diciamo,
un ingresso diretto nel mercato americano. Poi ancora Israele con Atmor, più si dice in azienda in Ariston Thermo, più che con una motivazione di mercato soprattutto tecnologica. E poi Calorex in Messico con la produzione e anche il ponte Mercosur strategico a sud e a nord. Ecco, agli investimenti di prodotto si sono accompagnati quelli di processo, la World Class Manufacturing, che vede fortunatamente premiate altre imprese nelle Marche come quella di Adolfo Guzzini, ha riguardato, diciamo, l'innovazione, il sistema, diciamo, il collegamento di tutti i sistemi in un'unica centrale, capace appunto di controllare qualità direzione ed organizzazione. Se mi consentite, tra gli investimenti effettuati da Ariston Thermo, quello che più ci ha confortati e devo dire ci ha un po' anche riscaldato il cuore è stato quello di Albacina, che è lo stabilimento del capostipite dell'impresa, che negli anni precedenti avevamo sentito destinato alla, se non mi ricordo male, non me ne voglia l'imprenditore pugliese che l'aveva proposto, a prefabbricati per i cimiteri. Ecco. C'è un processo di reindustrializzazione che invece lo riconsegna a una funzione cruciale. Ecco, con il progetto Ariston Thermo verrà realizzato un centro di competenze per la progettazione, la produzione di tecnologie rinnovabili avanzate per il settore termico. Questo centro nuovo di Albacina, importante non soltanto per l'occupazione, ma per la funzione, accompagnato al centro di Agrate Brianza, un centro di ricerche di competenza globale sulle tecnologie avanzate, mi sembra possa rappresentare il cervello pulsante del gruppo, dell'azienda proiettata sul futuro. Ecco. Non voglio prendere altro tempo, vorrei dire semplicemente che con oltre 1,5 miliardi di fatturato nel 2017, 150 paesi, 6.900 dipendenti, 59 società operative, 8 uffici di rappresentanza, 36 paesi e 22 siti produttivi in 13 paesi, 10% dei ricavi in Italia e il resto in giro per il mondo, è un record importantissimo, prima azienda nelle Marche, tra le prime in Italia e non ho visto ancora i dati ufficiali, ho visto delle prime note sul 2018, un aumento del 3-4% rispetto al 2017 che ci fa assolutamente sperare bene. Quindi il tema della lezione, della prolusione, radici locali, proiezione globale, organizzazione manageriale, mi pare che sia quella indicata da Paolo Merloni, una ricetta dell'impegno, della serietà, dell'apertura mondiale, consapevole che le persone sono fondamentali e le radici sono vitali se ricevono gli alimenti nutrienti più salutari. Concludo con una sua citazione, che è quella in cui in un'intervista dice: c'è ancora chi si chiede, che chiede incentivi, sussidi, prestazioni varie. Ecco, in ambito politico, nella pubblica amministrazione, nell'impresa occorrono meno scorciatoie e più serietà, che mi pare un motto adottabile da tutti. Alla parola adesso Paolo Merloni. Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie a tutti voi che avete preso il vostro tempo per venire ad ascoltare qualcosa. Io spero solo di magari
che questa mia presentazione sia anche l'occasione per magari avere un po' di curiosità. Se volete, vorrei che fosse anche un po', diciamo, non solo monodirezionale, ma adesso magari vi racconto poi, a parte che poi ringrazio il Presidente, oltre che per una presentazione bellissima, perché comunque mi allevia il compito, in quanto diverse cose le ha già dette lui, ma va benissimo, anzi meglio così, diciamo, lasciamo più spazio alle domande. No, ma a parte scherzi, grazie a tutti, grazie a tutti quanti, a partire da Adolfo che per primo mi ha voluto invitare, al Presidente, a Pietro, a tutti voi. Mi è stato chiesto di riflettere sull'azienda, sulle sfide che abbiamo davanti. Allora, per far questo, io ho assemblato un po' di alcune slide e vorrei però partire con un video, e non è il solito video istituzionale che magari in internet lo potete vedere, ma è, a proposito di sfide, un video un pochino lungo, 4-5 minuti, però un video penso interessante perché dà molto più delle mie parole anche un po' il senso e il concetto della sfida della nostra azienda e anche della visione e dell'approccio che abbiamo. Quindi adesso devo capire, sì, con questo vediamo un po' se funziona, vediamo se parte e se si sente. Infatti non parte. Allora, scusate, prima partiva, vediamo se adesso torniamo indietro. Prima era partito, giusto? Sì. The Arctic is experiencing faster melting. Climate change. Globalismi di clima. I cambiamenti climatici. È stata una bella sfida come stesso, una bella avventura, perché non è cosa di tutti i giorni installare una caldaia al circolo polare artico sull'isola di Disco. Ti rendi conto che la forza della natura è ben superiore all'uomo. Se madre natura vuole che tu non ti muovi di lì, non ti muovi. Важно из этого путешествия отметить, что был не просто построен какой-то дом, не просто запущен котел, он не просто греет, он создает комфорт в невыносимых условиях и позволяет не отвлекаться на какие-то бытовые мелочи. Ciao,
我们在北京可能习惯于零下最多零下10度。 Se qualcuno mi avesse chiesto cos'era il comfort, avrei risposto sicuramente diversamente. Oggi per me il comfort è lì, in quella piccola casetta che abbiamo costruito, in quella vallata di neve, ghiaccio, con temperature indescrivibili. Ecco cosa per me è il comfort. Grazie, questo credo che spieghi meglio di parole, no? Un po' uno la volontà di prendere, accettare e spingere le sfide della nostra azienda e due un po' quello che facciamo. Quindi detto questo vorrei un attimo raccontarvi Ariston Thermo rapidamente in quello che è Ariston Thermo oggi. E un po' poi quella che è stata il nostro percorso, perché, come siamo arrivati, perché Ariston Thermo è qua, quali sono le determinanti e poi alla fine un po' parlare un attimo di quelle che vediamo, le sfide davanti a noi e come intendiamo affrontarle. Da un punto di vista di Ariston Thermo oggi, la visione e la missione direi abbastanza chiara. Noi diciamo che la nostra visione è comfort sostenibile per tutti e credo che non per un tema di tempo andrei avanti. Comunque penso che sia self-explanatory, cioè si spiega da solo. E la nostra missione è essere il partner di riferimento per portare diciamo soluzione di riscaldamento e di acqua calda ad altissima efficienza e rinnovabili. Questo significa essere capaci di capire nei vari paesi in cui siamo, poi lo vediamo, siamo in tanti, lo diceva prima Pietro, diciamo un po' indietro perché adesso diciamo tu forse ti sei riferito all'anno scorso, adesso siamo un pochino avanti, ma insomma più o meno capire le esigenze dei nostri clienti e tradurle in soddisfacimento dei bisogni. Questa è la nostra visione, la nostra missione e in termini di quello che è oggi Ariston è un'azienda che è fondamentalmente in quello che noi diciamo thermal comfort, nel settore del comfort termico. 90% del nostro business è lì, 10% in due divisioni autonome specifiche B2B di componentistica elettrica, come resistenze e termostati altra componentistica più legata al settore in termini di bruciatori e servizi, ma fondamentalmente il nostro business è con dei marchi importanti
nel settore del riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, e anche in parte minore nel condizionamento. I nostri brand, sicuramente Ariston, che è il brand principale, ma brand importanti che fanno parte del nostro gruppo, alcuni da 25 anni, altri da 20, altri da 5 o da 2, e che sono stati sviluppati, come Elco, il nostro brand premium svizzero-tedesco, Schaffoteau, un brand francese importante, ATAG, il premium in Olanda, Racold in India, NTA in Canada e HTP, come diceva prima anche Pietro, negli Stati Uniti. In termini di presenza, qui siamo andati un po' avanti rispetto all'anno scorso. Oggi abbiamo 66 società operative e 5 uffici di rappresentanza in 40 paesi, e sperabilmente alla fine del mese diventeranno 72 società, perché ne compriamo 6 in 41 paesi, perché l'acquisto del gruppo Calorex in Messico ci dovrebbe portare lì. Ad oggi abbiamo, come vedete, adesso non so se si vedono, le palline nere sono i siti industriali, le palline bianche, che non li vedete, ma fondamentalmente vedete il colorato verde, sono i paesi in cui siamo con presenze dirette e siamo in questi 40 paesi con presenza dirette, e abbiamo oggi 27 siti industriali, alla fine del mese 28, perché acquisiremo il sito di Saltillo in Messico, e quindi avremo 28 siti in 16 paesi nel mondo. Come vedete, quello che è rilevante, direi, oltre al focus sull'Europa, lì si vede poco, però noi abbiamo 7 siti industriali, fra cui diciamo un po' i 4-5 più 5 dei 7 più rilevanti, le 7-8 più rilevanti nel mondo sono nelle Marche. Di questi 28, diciamo 8 sono molto rilevanti, 2 in Asia, Cina e Vietnam, 5 nelle Marche e 1 in Messico, a Saltillo, che acquisiremo alla fine del mese. Però, come vedete, noi avremo 5 fabbriche in America, nelle Americhe, 4 fabbriche in Asia, 1 in India, 2 in Cina, 1 in Vietnam, e poi 4 fabbriche nell'area Middle East, Africa, Russia, e poi i restanti, probabilmente una quindicina in Europa. Quindi diciamo un'azienda abbastanza presente su tanti paesi. E qualche numero: più di 1,6 miliardi nel 2018, 8 milioni di prodotti, 6,9 milioni, la verità qui siamo più di, diciamo, siamo forse più 6,9 che 6,8, e 86 milioni di investimenti l'anno scorso fra investimenti tecnici e ricerca e sviluppo. Con il Messico questi numeri si incrementeranno a sopra 1,74 miliardi di euro, 9 milioni di prodotti, quasi 8.000 persone e gli stessi investimenti. Ecco, ma questa è la realtà oggi. Io credo che quello che è interessante per i ragazzi che sono qua, forse un po' per tutti, è capire come ci siamo arrivati. E allora, diciamo, evidenzio quattro cose su cui siamo arrivati, per cui siamo arrivati fino a qua. La prima parte dal fondatore, parte da mio nonno, da Aristide Merloni. Mio nonno Aristide Merloni, qui penso che diversi di voi ne hanno sentito parlare, ha fondato le industrie Merloni nel 1930 in un paesino vicino Fabriano, ad Albacina, e la visione di mio nonno, diciamo, potremmo stare diciamo mezz'ora solo per quello, non vorrei andare nel dettaglio, ma è un grande imprenditore, una persona a cui tutti quanti dobbiamo molto, e che diciamo credo che qua voglio evidenziare una sua frase
che non c'è valore nel successo economico di ogni iniziativa industriale se non è accompagnata da un impegno nel progresso sociale, nel benessere comunità, che è una frase non solo detta, ma soprattutto svolta, perché quello che è importante non è tanto dirlo. Qui, in tema di corporate social responsibility, no, anche Enron aveva un grande tema di corporate social responsibility, poi era dei gran ladri e sono falliti, no? Quindi il tema non è tanto scriverlo, fare delle bellissime pubblicazioni di marketing, quanto farlo e come si dice in inglese, walk the talk, cioè diciamo camminare le parole, cioè fare quello che uno dice. E qui direi che questa è una parte importante che credo ha plasmato la modalità di essere di Ariston Thermo, per questo lo dico, questa è grande, è l'inizio del nostro percorso. Poi ci sono altri temi che vengono sicuramente da mio nonno, ma vengono dal lavoro di decine di migliaia di persone, diciamo 7.000 oggi, ma diciamo magari erano 6.000 5 anni fa, non lo so, o 3.000 20 anni fa, diciamo decine di migliaia di persone che hanno lavorato in azienda, e io direi, vorrei evidenziare tre pilastri chiave per permettervi di capire un attimo perché siamo arrivati a quei numeri. Uno è la strategia, un altro è il nostro approccio alle persone, all'organizzazione, il terzo è la cultura, che sono credo rilevanti. Allora, sulla strategia ci sono cinque temi che secondo me rimangono costanti nel corso dei decenni nella strategia di Ariston Thermo. Tante cose sono cambiate, tante persone sono cambiate, ma diciamo questi temi sono rimasti gli stessi. Uno innanzitutto è il focus sul settore. Ariston Thermo è nel settore del riscaldamento dell'acqua sanitaria dal 55, se non mi ricordo, diciamo, papà lo sa meglio di me, 53-55, e nel settore del riscaldamento degli ambienti dal 1980, e sempre lì siamo rimasti. Quindi, come vedete, avete visto prima, grande apertura geografica, grande focus strategico sul settore. Un secondo tema è la crescita è per Ariston, io credo un po' per tutte le aziende che vogliono rimanere vive nel lungo termine, ma sicuramente per noi, io parlo per noi, poi di altri, qui ci sono persone molto più titolate di me che fanno i professori, che vi raccontano, io non ho titoli per raccontare, però sicuramente ho visto da vicino quello che sentiamo noi, il nostro DNA, e la crescita organica prima per 70 anni e organica una combinazione di organica e inorganica negli ultimi 20 è stata una, lasciatemi dire, un'ossessione, è una mia ossessione, è prima di me, perché io diciamo devo tanto a una persona che è seduta qua in prima fila, che è mio papà, devo tanto a mio papà, a mia mamma, a tutta la mia famiglia, a mio nonno, ma sicuramente diciamo da un punto di vista anche professionale a tante persone che mi hanno aiutato, ma sicuramente mio papà mi ha dato tanto. E la crescita per la nostra famiglia, come per mio nonno, per mio papà, per gli imprenditori che hanno fatto questa azienda, è stata un'ossessione sempre. Il terzo tema è quello che io chiamo globality, che diciamo sul tema di avere un orizzonte ampio, poi globale, non siamo in tutto il mondo, diciamo ci manca il Giappone, ci manca la Corea, ci manca l'Oceania, ci manca i Nordics, a parte questo siamo un po' dappertutto, però diciamo questa prospettiva ampia c'è sempre stata, ma nello stesso tempo abbiamo sempre cercato, non sempre con successo devo dire la verità, ma abbiamo sempre cercato, io credo con un discreto grado di successo, di essere poi molto locali nell'implementazione. Questo credo che è un fattore determinante della nostra, di Ariston Thermo, cioè non esiste al mondo un'azienda nel nostro settore, non esiste al mondo nemmeno vicina
al nostro settore che è in grado di essere in 41 paesi nel mondo. Perché diciamo, una cosa è essere in 5, una cosa è essere in 2, una cosa è essere in 10, ma essere in 41 è un gioco diverso. Quindi diciamo, bisogna avere questa capacità. E per noi è stata da una parte una, come dico, frutto della nostra spinta, della nostra visione, dall'altra è stata anche dal fatto che partendo dall'Italia avevamo un paese piccolo e quindi per definizione rispetto ai nostri concorrenti sono americani o giapponesi o cinesi o tedeschi, siamo quindi diciamo tutti paesi ben più grandi da un punto di vista di mercato, quindi diciamo anche è stata un po' una caratteristica dovuta. Andrei veloce, però io credo che questo tema sulla strategia è importante. L'altro tema è i brand, l'ho fatto vedere prima, noi abbiamo, e diciamo il video di prima vale più di mille parole, abbiamo e continuiamo a investire tanto sui nostri brand, e non solo su Ariston ma anche sugli acquisiti. E l'ultimo, ma non ultimo, è un continuo focus sull'innovazione. Sicuramente noi siamo anche, non dico avvantaggiati, però voglio dire, quando considerate che il nostro settore, che è un settore che vale a livello mondiale 35-40 miliardi di euro, cioè fondamentalmente un terzo del fatturato di Fiat Chrysler Automobile e tutto il settore nel mondo del thermal comfort, quindi diciamo piccolino, ma è responsabile questo settore è responsabile del 25% dei consumi mondiali di energia, e quindi questo significa grande possibilità di accelerare, di vincere, di competere per chi ha voglia di investire, per chi ha voglia di innovare, perché significa che il tema dell'innovazione del prodotto, non solo di prodotto, è fondamentale. Vado rapidamente. L'altro tema, secondo me, ugualmente importante è il tema legato all'approccio. Questo è un altro tema, io credo, caratteristico di Ariston Thermo. Quindi, diciamo, se uno mi fa la domanda perché siamo qua, perché abbiamo fatto queste robe qua, poi bene, male, non lo so. Però uno è un approccio alle persone e all'organizzazione. Partiamo dall'organizzazione e partiamo con la corporate governance. Noi siamo un'azienda oggi a proprietà. Noi non siamo un'azienda familiare, noi siamo un'azienda a proprietà familiare, in questo momento molto ristretta. Siamo stati con una proprietà familiare più ampia, abbiamo avuto altri che hanno fatto scelte diverse, noi e la famiglia di mio papà, non io, è la famiglia di mio papà, abbiamo preso delle decisioni e siamo, però noi siamo un'azienda fortemente managerializzata, totalmente managerializzata. E questo credo che è una, diciamo, questo tema di una corporate governance molto rigida, molto, molto attenta in termini di, a partire da un board in cui la maggioranza dei nostri consiglieri è indipendente, a partire da dei comitati in cui gli indipendenti sono in maggioranza e gli indipendenti decidono. Credo che sia un elemento, credo, molto diverso rispetto a tante imprese a proprietà familiare, e questo credo che sia stato per noi, poi ognuno ha la sua strada di sviluppo, per noi è stato importante. E questo quindi ha portato a una fortissima attenzione allo sviluppo talenti interni e nello stesso tempo a una volontà di andare a prendere i migliori talenti sul mercato. E ultimo ma non ultimo, questo si è legato però con un tema di empowerment, di responsabilizzazione, di volontà di vedere imprenditorialità nel nostro management. Quindi diciamo questo è, poi ci ritorno, una roba interessante. Terzo tema è la cultura. La cultura viene sicuramente dalla visione, come scusate, voglio vedere perché qui vorrei la
La cultura viene dalla visione di mio nonno, ma viene anche da quelli che sono dei valori che nel corso dei decenni si sono sedimentati, si sono diciamo assorbiti dalle nostre persone. E sicuramente fra questi valori, di nuovo, che vengono da lontano, c'è quello dell'integrità, rispetto e onestà. Siamo molto, molto attenti, quasi direi talebani su questo, sul partire dalle persone, quello che dicevo prima, managerialità, empowerment, dare spazio, ma anche rispetto, ma anche diversità, sono un valore di puntare, avere una barra che continua ad alzarsi in termini di benchmark, significa provare, migliorarsi sempre, significa fare challenge a se stessi, significa altro valore importante è quello di partire dai clienti, ascoltare i clienti, dico in questi 41 paesi, per questo dico locali, più dell'80% del nostro management è locale del paese. In Sudafrica siamo totalmente sudafricani, non sto parlando di Francia o di Belgio o di Inghilterra, che è più facile, sto parlando di Sudafrica, sto parlando di Cina, sto parlando di tanti paesi, di Kazakistan piuttosto che di Ucraina. E ultimo valore, un credere nella sostenibilità, che è fondamentale in un'azienda che vive in un settore, come dico, che è fortemente responsabile del benessere futuro del nostro pianeta. E la cultura non è solo valori, ma è anche mindset, è anche modo di pensare, e quindi credo che pensare al mindset di Ariston oggi, una sintesi può essere quello di un'azienda che approccia al tema di si può fare, un approccio di trasparenza, di cercare di mantenere semplicità e di prova ed errore, non c'è l'errore, cerchiamo di, poi non sempre, devo dire la verità, ci abbiamo tanti spazi di miglioramento, ma cerchiamo di far sì che l'errore sia una modalità di migliorarci. Questo è quello che ci ha portato a questa storia. Avevo visto prima cos'è oggi, questa è la storia, non ve la racconto, in parte sulle acquisizioni. Pietro mi ha dato una mano, come dicevo, gli ultimi anni, quella del Messico, Carorex, ma nel 2017 HTP, Atmore in Israele, prima in Canada, eccetera. Come vedete, gli ultimi 20 anni bilanciata fra organica e inorganica, prima più condensata chiaramente, totalmente organica, ma questa è la storia, e ci ha portato a questi numeri. Noi siamo oggi a circa il 50% sopra di fatturato rispetto a 10 anni fa, e siamo circa 3 volte i numeri di EBITDA, di margine operativo lordo, diciamo magari 7 o 10 volte l'utile, ma diciamo rispetto a 10 anni fa. Quindi una storia, direi, positiva. Il successo è sempre quello che dobbiamo avere in futuro, diciamo, questa è storia. Adesso il successo bisogna conquistarselo da oggi in poi, perché la storia è andata, non conta. No, conta per capire, però diciamo questa è ecco, e quindi diciamo così, per questo è il nostro percorso e dove siamo arrivati. Oggi io dico, finita la storia, guardiamo al futuro, e il futuro, allora innanzitutto in futuro abbiamo una serie di, noi siamo in un ecosistema come tante aziende che anche qua, di cui ci sono imprenditori, ci sono persone che stanno in azienda, e quindi diciamo qual è il nostro, quali i nostri grandi temi a futuro, non dico l'anno prossimo, il tema congiunturale dell'Italia, siamo un attimo più, cerchiamo di vedere un po' più a lungo, un po' più alto. I nostri temi importanti sono sicuramente il tema della sostenibilità,
Poi non vado nel dettaglio sull'energy efficiency, sui rinnovabili, penso ne abbiamo parlato abbastanza. C'è il tema del digitale. Questo impatta non solo Ariston, questo è un tema di, penso che sia abbastanza comune questa slide per tanti settori. Poi chi più chi meno, c'è un tema di cambiamenti demografici rilevanti. Pensate a tutto il tema dell'aging, a tutto il tema dell'urbanizzazione, a tutto il tema del fatto che la classe media nel mondo, o quelli che si chiamano affluent nel mondo, cresce in maniera fortissima, adesso non tanto in Italia, quanto diciamo in tutta l'Asia, è un'esplosione di questo. Ma poi ci sono anche dei temi di nuovi pattern, di nuovi approcci al dei consumatori, al consumo, e ultimo ma non ultimo le dinamiche delle varie industrie. E questi cinque temi ci portano a, se volete, a avere tre, possono essere sintetizzati in temi di nostre sfide, tre sfide rilevanti. Abbiamo tre campi di battaglia e tre sfide. Allora, il primo è un tema di la pressione dell'ambiente, della scarsità delle risorse, diciamo di tutto quello che vedete nei giornali, nei telegiornali, che vediamo ogni giorno. Questa è una sfida importante. Il secondo è la solita, quella che diciamo c'era anche 90 anni fa, quando nonno Aristide ha iniziato, è la sfida competitiva. Oggi sicuramente ha delle dinamiche, delle velocità, dei competitor, delle regole del gioco diverse, ha anche una capacità diversa di noi come gestori di azienda di vedere le diverse dinamiche. E la terza è, questa è più una sfida nostra, una sfida di complessità di una multinazionale che passo per passo continua questo percorso di complicazione, devo dire. Ecco, quindi diciamo di complessità, adesso complicazione ha un significato forse un po' negativo, però sicuramente complessità è quello che rende bene l'idea. Allora, sulla prima sfida, quali sono i nostri driver, quali sono gli elementi su cui vogliamo lavorare prendendo dal passato, prendendo dal nostro percorso? Sicuramente quello che ho detto prima, l'innovazione tecnologica. Io vengo qua, ho fatto due giorni in cui, ieri c'è stato anche mio papà in riunione, abbiamo fatto tutte riunioni di sviluppo prodotto e di innovazione, quindi sono molto fresco su questo. Voi avete visto in quello che ho detto, noi l'anno scorso abbiamo investito 86 milioni di euro in un anno per innovare, per portare sul mercato prodotti più efficienti, più rinnovabili, più adatti, più semplici, più in linea con quello che deve essere quella che è la nostra visione. Quindi innovazione tecnologica sicuramente, ma non è solo un tema di prodotto, è un tema di canali, di andare sul mercato in maniera diversa, cioè oggi vendere uno scaldacqua tradizionale o vendere uno scaldacqua a pompa di calore o vendere un sistema solare o vendere una micro CHP, un generatore di energia elettrica e calore in casa che risponde ai temi di sostenibilità è diverso anche da un punto di vista di come gestiamo tutta la catena a valle nostra, come aiutiamo, facciamo training agli installatori, ai progettisti, ai termotecnici, come ci facciamo capire. Quindi c'è tutto un tema di go to market importante.
E ci sono anche dei temi di modelli di business nuovo. Se noi pensiamo alla connettività, noi oggi abbiamo quasi 200.000 prodotti connettibili e quasi 100.000 prodotti connessi in cui l'utente, ma anche il centro assistenza, può andare a vedere. L'utente può fare può fare controllo remoto, il centro assistenza o noi stessi possiamo fare diagnosi remota, c'è tutto un tema di manutenzione preventiva, c'è un business model che quindi diciamo innovazione forte. E diciamo, per andare al concreto, ci siamo messi nel 2022 dei target che vogliamo più dell'80% di fatturato generato da prodotti rinnovabili o altissima efficienza. Siamo al 62 nel 18. Vogliamo portare 3 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti evitate, portando sul mercato le nostre tecnologie, e vogliamo, oltre che portare anche il comfort nell'ambito di quello che avete visto, la nostra sfida che è una sfida anche legata al brand, legata al posizionamento del nostro brand, ma legata alla nostra, quindi diciamo vogliamo portare comfort dove è difficile da avere, e vogliamo anche lavorare su un modello di governance della sostenibilità. Abbiamo già al secondo anno un bilancio di sostenibilità che ci aiuta su questo. Da un punto di vista di sfide, la sfida competitiva, qui francamente back to basics, per me la sfida competitiva è back to basics, quello che ho detto prima, dobbiamo continuare a avere l'ossessione per la crescita organica e inorganica, e la crescita deve essere profittevole, perché questa non è una start-up, quindi diciamo le start-up possono permettersi crescite non profittevoli per tanti anni, ma qua noi dobbiamo fare crescita profittevole che ci consente di continuare a investire. E ultimo ma non ultimo, non l'ho detto prima, ma io credo che diciamo, per vincere la sfida competitiva è necessario diciamo il flusso di cassa, perché il flusso di cassa è quello che rende l'azienda libera. L'azienda è libera se ha flusso di cassa. Non è importante che abbia, noi in questo momento non abbiamo debito, però questa è una condizione che magari già con il Messico qualche un pochino di debito lo facciamo, ma molto molto poco, però importante non è la quantità di debito, è il flusso di cassa. Quindi diciamo qui noi dobbiamo continuare questo per permetterci di investire e crescere. E qua, anche qui nel 2022 abbiamo dei target, vogliamo crescere fra organica e inorganica double digit, vogliamo qua arrivare quasi a 1 milione di prodotti connectivity ready, e vogliamo portare la percentuale di fatturato sui prodotti innovativi da oggi al 70 all'80%. Ultima, e poi ho finito, così poi avevo detto che prima delle 6 avremmo finito per lasciare anche un po' di spazio a domande, è la complessità di essere un'azienda che oggi si avvicina quasi a 2 miliardi di fatturato, e diciamo saremo 1,74, quello che sarà, però voglio dire cioè, in un ambito di tanti, come ho detto prima, tanti paesi, tante tipologie di prodotti, tanti brand, quindi la sfida della complessità. Devo dire che questa è una sfida continua, nel senso che quando io ho iniziato a lavorare in azienda nel 95-96, già l'azienda era complessa, era un'azienda forse da 250-300 milioni di euro, era in una quindicina di paesi, già molto aperta, e già prima di me, perché non è che sono io sono uno di 7.000, e abbiamo, ma da prima, da decenni costruiamo dei processi, dei sistemi, delle modalità di gestione di questa complessità.
Oggi credo che l'azienda ha continuato a fare questo salto. Oggi i processi e i sistemi che abbiamo costruito nei 10 anni precedenti purtroppo hanno dei limiti e quindi continuiamo a lavorare per continuare a costruire processi e sistemi che siano anche quello che ho detto prima, di empowerment del management, che siano di strutturazione dei problemi per gestire questa complessità. Ma ecco, quello che secondo me qui la cosa più importante è questi due elementi saldati, cioè il rischio. Questo sì è un rischio grande che abbiamo, io credo che questo è un rischio grande che tutte le aziende di una certa dimensione hanno, è quello che l'azienda poi diventi burocratica, diventi politica, diventi... poi ognuno lo vede a suo modo, ognuno ha la sua complessità, ma è la stessa cosa. Cioè voglio dire che l'azienda diventi lenta, che l'azienda diventi... E questo, devo dire, è un rischio mortale. E quindi, diciamo, questo è un po' un... Questa è una roba che, francamente, personalmente, mi fa tanto dibattere. E ci siamo dati un po' quindi, diciamo, un tema di dire sì, costruiamo processi e sistemi, ma continuiamo in quello spirito, in quell'approccio sui temi che ne ho parlato un po' prima, sui temi dell'imprenditorialità interna, cioè avere all'interno manager, imprenditori, gente che con passione prende il proprio ruolo, il proprio compito, battaglia, va avanti, prende la sfida, cade, non c'è problema, si rialza. E quindi diciamo la sfida dell'imprenditorialità, il tema del continuare a guardare a lungo termine, questo secondo me è un tema fondamentale che tutte le aziende familiari hanno, perlomeno quelle che vanno avanti, quelle buone, quelle che rappresentano, che sono tante queste che rappresentano anche questo territorio, perché diciamo questo fa sì che i processi e i sistemi siano fatti per governare il successo nel medio-lungo termine, non per governare il breve, non per governare i prossimi 3 mesi. Ecco, questo noi abbiamo anche dei concorrenti o abbiamo anche delle aziende che vediamo che sono di dinamiche diverse, molte volte. E il terzo tema, il terzo, come posso dire, elemento di mantenimento che vogliamo di valore fondante è quello del lavoro di team, di cercare di... Io ho grande rispetto per la politica, ma sono un totale antagonista della politica all'interno dell'azienda, ma totale, perché la politica distrugge le aziende. La politica va benissimo, poi io, per carità, anche se non risponderò a nessuna domanda sulla politica, quindi è inutile che me le fate, ma in azienda la politica distrugge e quindi diciamo dobbiamo continuare con un approccio di lavoro di team e di unità. Questo secondo me sono questo link fra costruire processi e sistemi ma mantenere saldi le, chiamiamole così, le radici imprenditoriali che hanno fatto forte questa azienda. E finisco con un video e prima del video con il messaggio di dire, l'ha detto prima Pietro, e siamo parte di questo, di questi valori è stato quello non direi ritorno alle origini, ma perché ci siamo sempre stati alle origini, non siamo mai andati via dalle origini, dal bacina, ma una rievidenziazione delle origini, non è un ritorno ma è una rievidenziazione delle origini. Noi, come sapete, come ha detto Pietro, come vi dico, come avete forse letto, abbiamo fatto un grande investimento e stiamo facendo un grande investimento, adesso vedrete un video, ma siamo solo all'inizio di quello che sarà. Noi abbiamo deciso nel 2018, e devo dire la verità, devo dare il merito di questo a mio papà, perché è stato lui per primo, in maniera forte, pressante, vi assicuro pressante, a evidenziare diciamo questa opportunità di poter
come ho detto io, rievidenziare le nostre origini attraverso la messa dal bacina del e quindi a lui va tutto il merito di aver non obbligato, assolutamente, di aver fatto challenge, aver detto ma perché non pensiamo a questo, ma perché, e ci abbiamo riflettuto e di nuovo l'abbiamo fatto in una maniera bella, convinta, non imposta, perché questa è la regola della casa, ma non dico per me, ma io non l'ho imposto a nessuno, abbiamo riflettuto, non abbiamo parlato, non abbiamo convinto, abbiamo fatto un qualcosa che ha tanto significato simbolico, ma ancor più significato competitivo. Stiamo portando la culla dei nostri investimenti, della ricerca e sviluppo, dello sviluppo, della industrializzazione e produzione di prodotti e sistemi rinnovabili avanzati e tutti i temi della connettività nella fabbrica che è stata la culla delle industrie Merloni. E quindi, diciamo, se parte, vi faccio vedere un altro piccolo video ancora più corto. Grazie. Molte grazie, le attese non sono state deluse ovviamente. Allora, io direi così, di alternare un intervento dei nostri allievi con quello invece di chi sta attorno a questo tavolo, chi sta in platea. Direi di cominciare con uno degli allievi STAU. Prego, chi vuole iniziare? Ecco. Salve, sono parente Giorgio, allievo STAU. Lei ha parlato di attenzione alle persone nella sua azienda. Per un neolaureato, visto che si parla molto di soft skills, quali capacità consiglia di potenziare, di avere, e quali capacità in definitiva sono le più utili per entrare in un'azienda come l'Ariston? Grazie. Ma allora, diciamo, una domanda difficile, perché io quello che consiglio è di seguire le proprie passioni, perché io credo che nel mondo di oggi la competizione non solo per le aziende ma anche per il lavoro, è una competizione importante, quindi credo che per fare bene le cose bisogna fare le cose che piacciono. Io sono fortunato, io faccio quello che mi piace, lavoricchio, diciamo, però quindi io penso che sia questo. Poi da un punto di vista di capacità, ripeto, guardandole, qui stiamo parlando di
seguire le proprie passioni e cercare di fare poi diciamo ce ne sono tante, c'è un tema di sicuramente apertura, sicuramente di, ma sono sicuro che cioè quali sono le persone che no, così rifraso un attimo la domanda, quali sono le persone che da noi magari crescono, sono persone che si danno da fare, si danno tanto da fare, che sono diciamo collaborative, che sono che dicono quello che pensano, si potrebbe continuare però diciamo in genere persone che vogliono dare il contributo, però alla fine diciamo io penso che la passione le prende tutte. Per me la passione è fondamentale in quello che uno fa, anche perché no, il lavoro è parte fondamentale della vita di ognuno, quindi bisogna fare la spinta, poi c'è chi più ha spinta, chi meno, chi è più riflessivo, chi meno, chi è più no, però diciamo adesso è difficile. Questo comunque come competenze direi che noi prendiamo, se la domanda è più sulle competenze, non sulle caratteristiche personali, noi prendiamo tanti ingegneri, noi prendiamo diversi e tanti anche laureati in materie economiche, però prendiamo anche persone diverse, adesso meno chiaramente, però siamo aperti. Poi magari il master è una modalità di comunque ridirezionare tanti percorsi. Bene, e magari appunto quella del master. Ma lasciamo qualche altra domanda, di mettervi in fila. C'è anche poi un intervento da quest'altra parte. Prego. Salve, Sofia Cicchini, Viva del Master. Vorrei chiederle come e quanto è difficile gestire oggi la concorrenza e come questa impatta in termini di trasmissione del valore dei vostri prodotti. Quanto è difficile trasmettere oggi il valore dei vostri prodotti con la crescente concorrenza? O se è difficile? E poi, prima della domanda, vorrei anche aggiungere un'opinione personale. Ho molto apprezzato il fatto che quando parlava della sua azienda ha detto che lei era uno di 7.000 e la cosa è molto bella, perché dà il senso del teamwork nel vero senso della parola. Grazie. Grazie. Ma allora, grazie. Io sì, dico che noi siamo... io sono uno di 7.000 e anche la mia famiglia è una di 7.000 famiglie, perché diciamo la responsabilità nei confronti dell'azienda è, dopo chiaramente è una famiglia importante, perché è la famiglia diciamo che ha la proprietà diciamo di questa azienda. Ma se io penso, noi diciamo ogni anno paghiamo stipendi per 350 milioni di euro, forse di più. Diciamo, questo dà un po' un'idea di la famiglia, della ricchezza distribuita, e la famiglia è lì che diciamo, continua a reinvestire invece i proventi generati dall'azienda in azienda. Arrivando alla domanda, quanto è difficile far percepire ai clienti la qualità e le caratteristiche dei nostri prodotti. Ma sì, è un tema di concorrenza, ma è un tema nostro. Cioè, io dico, noi concorrenti ne abbiamo di bravissimi, eccezionali, però noi dobbiamo guardare siamo noi che dobbiamo essere, fare l'extra mile, trovare, diciamo... trovare la modalità diversa e diciamo forse anche il video, il primo video è un esempio, no? Si può fare
pubblicità alla radio o si può decidere di donare una cassetta nell'Isola di Disco all'Università di Copenaghen. Noi l'abbiamo fatto in maniera diversa. Crediamo che abbia più senso nel medio e lungo termine, poi sicuramente la pubblicità alla radio che dice compra la caldaia è forse più effettiva, però questo è quello che ci sentiamo, quindi diciamo non è un tema, sì, concorrenza e secondo me la concorrenza è la molla che ci fa star qua, è quello che ci tiene in vita. Fortuna che c'è concorrenza, perché se fossimo soli moriremmo. Guardate cosa è successo, no, alle aziende dell'epoca sovietica, no, dell'era sovietica, sono morte tutte, no? Quindi diciamo, invece chi è che sono? Cioè alla fine la concorrenza è positiva secondo me. Poi dopodiché, se lei mi chiede preferisco, chiaramente preferirei nel corto termine una concorrenza più debole, ma credo che invece sia positiva, nel lungo termine è senz'altro positiva. Il ruolo degli installatori, che sono senz'altro un gancio della catena attraverso la quale voi portate un servizio direttamente ad un utente, che può essere in qualsiasi regione del mondo, come li coltivate, che tipo di politica usate nel rapporto, perché non sono vostri dipendenti, no? Spesso, o sbaglio? No, gli installatori non sono mai nostri dipendenti, noi non installiamo mai, abbiamo in dei paesi in cui facciamo service, ma il service è manutenzione, installazione non è mai nostra. Sono una parte rilevante dei clienti, dei nostri partner, dei nostri clienti, non in tutto il mondo, perché ci sono dei paesi del mondo e dei prodotti che vanno direttamente. Noi siamo anche da quel punto di vista un po' complessi, ci abbiamo dei prodotti che sono più B2C e dei prodotti che sono più B2B. Sicuramente il riscaldamento in Europa è molto più sull'installatore, sicuramente il riscaldamento dell'acqua, gli scaldacqua, riscaldamento è più sistema, prodotti complessi e sistemi, è l'installatore, ma sono anche altre categorie, ci sono tutti i termotecnici, gli ingegneri, i progettisti, i produttori di case, quindi d'altra parte invece abbiamo l'utente finale, cioè la signora vietnamita o cinese o indiana o il signore che si rompe il prodotto e va su internet o va nel negozietto sotto casa a comprare il prodotto. Come li gestiamo? Darti una risposta significativa, diciamo in tanti modi, cerchiamo di coccolarli in tutti i modi, anche perché sono il nostro. Sono chi ci dà da mangiare, però voglio dire abbiamo dei team, abbiamo delle persone, abbiamo del lavoro che facciamo, abbiamo del CRM, abbiamo tante modalità di engagement dell'installatore. Una preferenza assurda per relazione. Anche perché io sono qua per voi, se no non sarei venuto. Ve lo dico. Buonasera. Buonasera. Sono Emanuele Rizzi di Vistano. Le volevo chiedere, lei ci ha mostrato una presentazione e ha raccolto tantissime opportunità dal processo di globalizzazione. Che è stato molto importante. E volevo chiederle, visto che la stessa globalizzazione ha messo a dura prova numerosi territori, e soprattutto quello marchigiano, abbiamo visto migliaia di aziende chiudere, però dallo stesso disagio, dalla stessa crisi sono emersi numerosi imprenditori illuminati che hanno puntato molto sul territorio. Lei, facendo parte di una famiglia simbolo delle Marche, ha dei consigli da dare per valorizzare appieno il territorio, ad altri imprenditori?
Ma allora, innanzitutto voglio dire una roba. Noi siamo sicuramente, siamo, come ho detto prima, una delle nostre caratteristiche la globale, cioè la globalità e località. Voglio dire che oggi per noi l'Italia conta il 10% del fatturato, forse col Messico un po' meno, 9, l'8, non lo so, perché chiaramente aumentando il denominatore per diminuzione diminuisce il numero, ma le produzioni marchigiane sono le nostre fabbriche nelle Marche, producono quasi, forse la metà no, ma fra un 40 e un 50% del valore aggiunto, del valore aggiunto, no, del fatturato, non del valore aggiunto. Poi, tanto valore aggiunto ce l'abbiamo anche nel service, in Svizzera, in Germania, eccetera. Nel senso, come quello che parlavo prima di stipendi, però voglio dire, da un punto di vista del fatturato producono tantissimo. Quindi siamo estremamente net exporter, ma alla grandissima. Infatti, ecco, io penso che sicuramente la globalizzazione, allora, innanzitutto la globalizzazione è un fatto, e quindi voglio dire, è come, no, piangere perché piove o c'è il sole, tanto non si può cambiare. Io però credo che oltre ad essere un fatto sia una grande opportunità. Dopo sicuramente, come tutte le opportunità, significa un cambiamento grande e mette in discussione tante certezze, e quindi, diciamo, dato che l'uomo è un animale adattabile, però insomma fa un po' fatica, no? Perché poi e quindi sicuramente può essere complicata. È complicata anche per noi, ma io credo che dobbiamo guardare la parte positiva, no? Sempre il bicchiere un po' mezzo pieno. Quindi globalizzazione apre tante opportunità. Consigli al territorio faccio fatica a darne, perché cioè, ecco, io credo, sì, io dico, diciamo, il consiglio che do è quello di trovare degli spazi per mettersi in gioco. Dopo, ognuno ha i suoi, ognuno, io vedo i miei, quindi, diciamo, vi racconto, io sono molto focalizzato sull'azienda e vedo quelle dell'azienda, però penso che ognuno ha i suoi, ognuno ha la sua modalità di ogni azienda, ogni imprenditore, ogni persona. Allora, nell'attesa, voglio rubare spazio ai ragazzi che magari hanno un attimo di riflessione, poi ricominceranno con le domande, quindi quello che ci sono, deve essere tante, quello che, ma mi sembra che ci sia grande curiosità. Quello che volevo fare era prima di tutto ringraziare Adolfo e Pietro per essere riusciti a organizzare una serata come questa, che mi sembra di capire è stata, ha voluto tempo, perché immagino gli impegni ovviamente che avrai, ma alla fine è estremamente interessante, e non sempre si riesce a organizzare serate che stimolano così tanto interesse. Per quanto mi riguarda, e quindi sostanzialmente è un ringraziamento il mio, è un ringraziamento per essere riuscito a intervenire, perché sei riuscito a trasmettere, stai trasmettendo un messaggio estremamente importante per il nostro paese, per il nostro territorio, che è quello di riuscire a combinare e a far portare un'equazione che non sempre è facile far portare, quindi quello di combinare un concetto di azienda, di famiglia vicino all'azienda, e quindi famiglia vicino all'azienda vuol dire essere vicino al territorio, e abbiamo colto degli spunti importanti, no? Ovviamente dalle slide e dai video che sono passati, a un concetto di, quindi, azienda, famiglia, managerialità e azienda multinazionale, cioè no, è un qualcosa, diciamo, che deve essere preso di spunto e come spunto dalla nostra imprenditoria, e secondo me è una ricetta che può essere la ricetta vincente se ovviamente ognuno con le dovute proporzioni riesce a farla propria. All'interno di questa famiglia, di questa casa che è l'Istau, abbiamo degli esempi importanti che riescono a interpretare questo tipo di filosofia. Abbiamo al tavolo Adolfo Guzzini, abbiamo Patrizia, eccetera, che sostanzialmente
incarnano questo tipo di concetto aziendale, e secondo me è un esempio da trasmettere ai nostri giovani, ai nostri imprenditori, ai nostri giovani, perché questa forse è la via di uscita e la grande possibilità di crescita delle nostre aziende marchigiane, ma probabilmente del nostro sistema paese. Quindi grazie ancora e complimenti. Ringrazio Paolo Merloni, ma ringrazio anche tutta la famiglia Merloni, perché per noi imprenditori marchigiani di imprese cosiddette, come lei le definite, di proprietà familiare. Il gruppo Merloni per noi è sempre stato di ispirazione da generazioni, quindi noi operiamo nel territorio, ma voi siete il nostro faro. Mi appunto aggancio all'intervento del ragazzo con l'accento un po' romagnolo, più o meno, appunto perché i ragazzi sicuramente si devono formare nelle loro competenze per le nostre imprese, ma le nostre imprese familiari hanno una grossa caratteristica, che hanno un imprinting di valori estremamente forte. Soprattutto in imprese evidentemente come la vostra, che sono la terza generazione e hanno continuato ad avere una progressione così importante. Quanto oggi è difficile condividere o comunque diffondere la cultura in azienda di fronte a una situazione di grande internazionalità, ma anche di generazioni così nuove e distanti dall'imprenditore fondatore? Ma questa è una bella domanda. Tutte sono belle, questa è una domanda comunque particolare, nel senso che allora penso che la cosa più difficile sia non tanto portare, diffondere o portare avanti questa cultura e questi valori forti all'interno dell'azienda, quanto tramandarli di generazione in generazione, se devo dire. Perché il tema... Allora, c'è anche la difficoltà del portare il nostro modo di... Quello che ho fatto un paio di slide, no? Sui valori, sul mindset, sui principi, eccetera. C'è anche la difficoltà di portarli effettivamente nei paesi terzi. Cioè, noi per esempio abbiamo questo tema della trasparenza, questo tema del... che dicevo prima, questo tema del... Cioè, una cosa è dirlo in un ambiente europeo, altra cosa è andare in Cina e instillare la cultura della trasparenza all'interno dell'organizzazione. Ma perché lì, diciamo, la cultura del paese è una cultura diversa. No, in Giappone, ad esempio, noi non siamo operiamo in Giappone, quindi parlo del Giappone così non mi riferisco ad Ariston Thermo, non siamo fortunatamente uno dei pochi posti dove non siamo presenti, però in Giappone fanno così, ma non significa che sì, che hanno capito, poi però magari no. Quindi effettivamente anche quello è complesso. Devo dire però che questo è un livello di complessità, penso, minore rispetto a quello poi di continuare a tramandarlo. Questo penso che sia più difficile. Vedo diverse domande. Prego. Poi. Salve, io sono Matteo, uno studente di Cultural Heritage Management, e proprio sul Cultural Heritage volevo fare una domanda. Proprio dato che abbiamo parlato della globalizzazione e di come tutti i mercati si stanno espandendo, volevo sapere se lei vede proprio un investimento nella cultura e nel rapporto, nella storia dell'azienda, nel suo rapporto col territorio, una via per differenziare il proprio prodotto e per
fondamentalmente dare una percezione migliore della propria azienda e del proprio prodotto all'interno di un mercato così vasto. E se è un modo futuribile fondamentalmente di investimento, dato che sappiamo che molto spesso anche l'ambito culturale non per forza dà un più fondamentalmente a fine dell'anno all'interno del proprio fatturato. Ma allora, non so se ho capito bene la domanda, diciamo sicuramente, cioè, io credo che l'azienda deve, se si parla di investimento della cultura col prodotto, cultura d'impresa, forse non ho capito bene. Intendevo fondamentalmente nel valorizzare la storia della propria azienda e legarla all'interno del proprio territorio, fondamentalmente il proprio contesto di partenza. Se questo, diciamo, porti fondamentalmente un valore aggiunto, diciamo, no? Anche adesso magari non mi dilungo, comunque non mi dilungo fondamentalmente, e se sia una strategia che nel futuro possa funzionare un po' per tutta anche la rete aziendale partigiana, ma anche italiana, sì, sia una novità vincente. Sì. Sì, no, io penso, scusa, allora avevo capito male. No. Allora, sicuramente è fondamentale la valorizzazione, e qui molte volte devo dire che purtroppo noi italiani non siamo i migliori valorizzatori di noi stessi, anche in termini di dei nostri brand, dei nostri marchi, della nostra cultura del saper fare. Ecco, quando io dico cultura, la cultura è tutto, no? Dico, la cultura del saper fare, cioè io dico deve essere focalizzata, no? Sul saper fare, legata al brand, legata al saper fare prodotto, perché poi il brand è una promessa al consumatore, ma la promessa deve essere, cioè se il consumatore vuole lo scaldacqua, vuole lo scaldacqua che sia affidabile, che funzioni, che dia acqua calda e che sia sicuro e che consumi, cioè ecco, diciamo, però se nel tema di valorizzazione del brand, della storia dell'azienda, del saper, è fondamentale. E più ci allontaniamo da paesi, chiamiamoli così, sviluppati, e più andiamo paesi in rapido sviluppo, più questo è sentito. Cioè il nostro brand in Vietnam, il nostro brand in Cina, il nostro brand in Indonesia, faccio degli esempi, il tema del brand italiano, della nostra modalità di saper fare, del made in Italy, è fondamentale. E questo alcune volte non siamo così veloci a capitalizzarlo, come tanto per dire dei concorrenti magari tedeschi o francesi, magari non nel nostro settore, francesi che non ci sono, ma in tanti ambiti, se pensate al vino, piuttosto che quanto costruiscono su questo. Prego. Buongiorno, io sono Andrea Sanchetti e volevo fare non solo parte degli studenti STAO, ma avevo una domanda diciamo legata a uno dei punti fondamentali che ho visto dalla presentazione. E diciamo che quello che mi ha colpito moltissimo, tanto la ringrazio molto per tutte le cose, che i temi anche un po' toccanti che ha trattato, perché mi rendo conto che sono temi molto critici dal punto di vista di un sacco di aspetti, insomma, per l'azienda italiana e anche non italiana. E diciamo che io lavoro nell'ambito dell'innovazione, in un'azienda più innovativa, e mi rendo conto che ci sono diversi problemi, diversi freni anche che limitano l'operato di un'azienda innovativa. Tante volte si scontra con delle problematiche di normative, di costi, investimenti, qualcosa che magari non si sa se ritorna, quindi tante volte una buona idea o qualcosa viene bloccato quasi in partenza, perché probabilmente diciamo non si ha questa certezza, insomma, di avere un ritorno. E quindi è molto bello vedere anche una grande azienda che invece investe anche in queste cose, come qualcosa di molto, diciamo, anche rischioso, perché comunque si punta sulle persone e anche su delle sfide che non sempre sono, diciamo, a rischio zero, anzi molto, molto rischioso in certe volte.
E quindi volevo chiedere come effettivamente Ariston Thermo, essendo grande azienda, affronta questi temi, diciamo queste problematiche legate al compromesso che si potrebbe avere tra avere coraggio nell'andare avanti e invece avere un po' di buon senso, nel senso un po' di piedi per terra, a volte non fare un passo troppo lungo. Quindi come effettivamente Ariston si muove in questo scenario complicato e come effettivamente anche è aperta a nuove persone che possano dare un contributo competente, comunque con una certa formazione a questa azienda, così in generale, perché vedo che è un tema molto, molto critico. Grazie. Grazie. Ma allora le rispondo come si muove nell'innovazione. Vengo proprio dalle ultime 4 ore, abbiamo fatto un meeting sull'innovazione. Sicuramente cerchiamo a proposito di processi e sistemi, di strutturare dei processi e dei sistemi che ci aiutino anche con contributi esterni, rispondo anche un po' alla seconda domanda, a focalizzare meglio e a accelerare il processo e a cercare di prendere dei filoni interessanti. Dopodiché però alla fine la risposta in quello che si è detto lei, cioè alla fine poi anche perlomeno poi io non è che siamo dei benchmark, non lo so, insomma, no? Però dico anche alle nostre dimensioni quello che come valutiamo i progetti, li valutiamo con il nostro cervello, col buon senso, cioè sicuramente c'è un tema di valutazione manageriale, sicuramente di rischi calcolati, quindi diciamo abbiamo in pancia qualche progetto importante, alcuni che stanno andando avanti, altri che stanno partendo adesso, quello che sta partendo adesso, dico, sembra tutto bello ma potrebbe non andare, cioè poi il mondo gira, cioè la concorrenza si muove, soprattutto molte volte non si riescono, per quanto uno cerca di essere sistematico, strutturato, ingegneristico, non prende certi trend. Cioè, se pensate a Nokia aveva le possibilità di pensare allo smartphone, forse sì, eppure non l'ha preso. No, quindi diciamo, penso che ci sia tanto buon senso. Dato che abbiamo ancora qualche minuto. Abbiamo diversi minuti perché Paolo intanto prima dei 7 non parte. No, io avrei. No, magari non so, una o due domande. Un'altra domanda. 3 o 4 domande, insomma, ragazzi, su forza. Dai. Approfittate. Roberto Pagetta che non è proprio un ragazzo di primo giro, però è impegnato da tutte cose. Mai stato allievo. Comunque torno, posso farlo adesso, no, io ho una domanda sui rapporto con i fornitori di materiali, cioè acciaio, non so, penso acciaio, sì, materie plastiche, cioè, e anche il modo di costruire i vostri prodotti, ci sono stati dei momenti di passaggio o comunque state pensando che ci possono essere delle novità in questi termini o... Perché penso che sia abbastanza importante anche nei diversi paesi avere un rapporto efficiente sia in termini di costo. Però non ho mica capito la domanda. Dei materiali per costruire i vostri prodotti, cioè tipo acciaio, materie plastiche. No, perché avevo capito rapporti con i fornitori, volevo capire se era un tema di rapporti con i fornitori o un tema di. No, anche di ingegneria del prodotto, voglio dire, se. Perché uno dice, sì, penso a riscaldare, no, l'acqua, no, però c'è qualcosa di... Sì, però... O è sempre rimasto... Secondo me non è tanto un tema di materiali, è più un tema di concezione di prodotti. Di concezione del prodotto. No, ma anche in termini di costi, sono stati dei momenti critici o no? Ma allora...
diciamo, il tema è questo. Come vi ho un po' raccontato prima, settore non enorme, 35-40 miliardi a livello mondiale, il settore del comfort termico, impatto enorme. 25% dei consumi energetici nel mondo, 29% in Europa. Quindi diciamo, i nostri prodotti, cioè la caldaia che è qua, piuttosto che gli scaldacqua che sono in giro, piuttosto che o il condizionamento, consumano tanto. Quindi il tema è che fondamentalmente quello che sta avvenendo uno shift fra diciamo prodotti più semplici che costano poco ma consumano tanta energia a sistemi più complessi, più difficili, che costano di più ma che consumano molto meno energia. Quindi in qualche modo stiamo beneficiando della minor spesa che uno dà fa all'Enel o all'Eni, per andare nel pragmatico. Diciamo, prima una caldaia normale costava una cifra, oggi la condensazione, la pompa di calore, un domani la microcogenerazione, cose che sono molto più evolute, molto più complesse, il sistema solare, questo e quell'altro, ma che consumano molto meno. Diciamo, quindi lì andiamo, però non è tanto un tema di materiale, è un tema di innovazione di prodotto, innovazione di quello che dicevo prima, anche un po' di go to market, cioè di canali, di modalità di vendita, perché vendere una caldaia o vendere un sistema di riscaldamento con generatori, ventilazione, emettitori, eccetera, è una roba diversa. Sabrina, ti devi... Allora, più che una domanda, è un consiglio che le chiediamo. Noi siamo ISTA, una scuola di più di 50 anni di storia, e stiamo attraversando un momento di grande cambiamento. Noi siamo una realtà che è nata con una precisa missione, che era quella di servire il territorio. Stiamo tentando di cambiare nella continuità della tradizione, stiamo cercando di mantenere quei valori di cui parlava anche lei. Al tempo stesso abbiamo bisogno di cogliere, anticipare il nuovo che sta già arrivando, è già arrivato nelle imprese, le imprese sono il nostro benchmark di riferimento. Che consiglio darebbe, in primis al nostro Presidente, al Comitato che ha rappresentato, su quale linea di investimento sentirebbe di portarci o di consigliarci di andare? Questa è una domanda difficile a cui francamente su due piedi non mi sento di rispondere. Cioè, io forse quello che direi è: guardate dentro di voi se non c'è bisogno di un cambiamento a partire dalla modalità, però voglio dire è troppo generica, è troppo banale, non lo so. Io non la conosco, cioè la verità, io ma penso investirei su dei fattori di cambiamento, forse sulle persone che, conoscendo Istao, stando all'interno, magari nuove, con occhi nuovi, io penso sempre che occhi nuovi siano necessari. Penso che le ho già risposto, perché diciamo, non le dico internazionale, cosa vuole che io non le posso dire, sarei superficiale, cioè, però invece quello che penso che è sempre valido è vedere le cose con occhi nuovi. Vedere le cose con occhi nuovi c'è bisogno di persone diverse, dare dei challenge, cioè noi molte volte diciamo che dopo 5, 6, 7 anni un capo di una realtà industriale, di uno stabilimento, non vede più. Magari è bravissimo, magari ne prende 3 stabilimenti e fa un lavoro eccezionale, ma in quello stabilimento lì ci vuole un'altra persona, perché vede occhi nuovi. Cioè uno vede sempre le stesse cose,
ragiona sempre con gli stessi modelli, quindi c'è qualche libricino sul cambiamento bello, io mi leggerei quelli lì. Se volete, adesso non mi ricordo il titolo, ma se volete ve lo do. Dunque, mi sembra che qui noi abbiamo... Uno, ecco, è quello che ha spostato il mio formaggio, adesso non mi ricordo l'autore, bellissimo. Quello me lo leggerei, perché secondo me... Però sull'internet... Sì. Sì, Chi si è preso il mio formaggio è un bel libro che suggerisco a tutti i ragazzi e che dà una predisposizione all'imprenditoria e alla managerialità, in effetti. Siete il faro regionale, siete un faro nazionale, quindi complimenti per tutto quello che avete fatto, che state facendo, che farete e che abbiamo visto oggi. Chiaramente ci sono dei paradigmi che stanno cambiando, no? Fino ad oggi abbiamo detto vedere per credere, quindi il paradigma cambia e bisogna credere per vedere, e quindi avere tanta tenacia per guardare lontano. E quindi lei ha aperto la presentazione facendoci vedere il cambiamento climatico. Siamo al contrario in clima di cambiamento, perché tutta questa innovazione sta disorientando la piccola media impresa. Ecco, e qui la vostra missione evidentemente cambia, perché voi siete già nel sociale, no? 6.800 persone alle vostre dipendenze, che molto probabilmente significano almeno 5.000 famiglie, quindi tanta roba, chapeau. E al tempo stesso, perché cambia la vostra missione sociale? Perché quel faro che voi rappresentate può essere un faro ancora più luminoso a disposizione della piccola e media impresa, che, voglio dire, fino ad oggi sta soccombendo, se prendiamo l'analisi degli ultimi 10-15 anni, sta soccombendo a livello demografico, sta soccombendo a livello di competenza, sta soccombendo a livello di non essere più in linea con le nuove tecnologie. Il Friuli Venezia Giulia, sotto questo aspetto, con il sistema Argo, ha un progetto molto molto bello, Industry Platform, suggerisco di andarlo a guardare, non è altro che un incubatore di imprese che parla di Internet of Things, parla di intelligenza artificiale, parla di Big Data, parla di Analytics, parla di scannerizzazione 3D, quindi tutto ciò che ci aspetta e che la piccola media impresa vuole avere a disposizione. Però io ho preso il microfono per fare una domanda molto più semplice, che riguarda un po' più il mio lavoro. A suo giudizio, immagino che lei dopo l'SDA in Bocconi, dopo la frequenza dell'università, insomma, abbia percorso un po' tutte le tappe all'interno dell'azienda. Quando l'innovazione vince, vale più saper acquistare o vale più saper vendere? Grazie. Ma guardi, non so, io penso che vale saper acquistare, vale saper vendere, ma vale soprattutto sapere dove andare. Perché secondo me solo saper acquistare e vendere, uno fa il mercante, noi non siamo mercanti, quindi diciamo penso che quello che le ho detto prima è più... Dopo abbiamo persone che sono molto brave ad acquistare, abbiamo persone che sono molto brave a vendere, però credo che vale avere una direzione e poi seguire questa direzione. Con riguardo alla considerazione che ha fatto prima, io penso che no, la nostra missione sociale non cambia. Io credo che la missione sociale di un'azienda è essere vicina a innanzitutto portare ricchezza ai territori. E noi in questo diamo 350-400 milioni di euro l'anno ai territori in stipendi più... 30, 40, 50, no, 50 milioni di euro di tasse. Però altro tema è poi una responsabilità sociale e quello che dicevo prima
il mio nonno, essere vicino anche nello sviluppo, eccetera. Però credo che la nostra missione più importante è far bene il nostro lavoro. E perché se invece noi derivassimo da questa missione e dal focus di far bene il nostro lavoro e farlo bene con correttezza, con coso, ridando al territorio, e pensassimo di fare del bene del territorio, distruggeremmo l'azienda e con quello tutto il valore creato. Diciamo, poi siamo qui, ce ne abbiamo talmente tanti di esempi che purtroppo anche qualcuno vicino alla famiglia, che è meglio che io che non penso che li conoscete meglio di me. Quindi diciamo, quello che noi dobbiamo fare è, più che essere un faro, io grazie, ma io non ci tengo a essere faro, io ci tengo a far bene, che l'azienda faccia bene il suo mestiere e che stia nel 2022 più competitiva del 19. Dopodiché, se questo significa che possiamo aiutare anche qualcuno, welcome, anzi volentieri, ma la nostra missione non è essere un faro, la nostra missione è far sì che noi siamo più competitivi, abbiamo più soldi da investire, diamo più soldi ai territori via stipendi, via donazioni, via sviluppo sociale, eccetera. Però questo è quello che io mi sento. Scusate, diciamo che questa presentazione che Paolo ha fatto, se la rileggiamo un attimo mettendo in fila tutte quante le vision, mission, valori e quant'altro, insomma c'è un collegamento molto, molto chiaro, strategico e sociale, perché la strategia che guida poi il resto sostanzialmente. E allora noi siamo passati, giusto per ricordare la famiglia Merloni, noi siamo passati dalla multinazionale tascabile a una multinazionale industriale globale. Questo è un dato di fatto. E pertanto, quando sollecitavo Paolo a darci due ore del suo tempo, che è, come vedete, è un ragazzo che ha fatto tutto quello che doveva fare in termini di formazione scolastica, ha un DNA comunque che il Padre Eterno gli ha donato, insomma il padre alla madre gli ha donato, e ha una determinazione che penso che avete capito. L'imprenditore, soprattutto in una fase di età che lui ha, deve assolutamente sviluppare, portando appunto poi quei contributi al territorio che sono indispensabili, perché non c'è soltanto i salari, le tasse, ma ci sono i subfornitori, ci sono tutti i servizi, c'è tutto quello che poi mette in movimento, senza parlare di una cosa: cultura, scuola. Ai giovani, pertanto, ragazzi, serve tanta cultura, tanta flessibilità, abituarsi a lavorare in gruppo, non sapere che una volta che siete venuti a conoscenza di una cosa o siete portatori di innovazione, trasferite subito a chi vi sta vicino, in modo tale che voi avete la testa libera per pensare ad altre cose, perché poi sono doni che ognuno di voi ha e può fare molto per gli altri. Però dobbiamo competere, perché se vogliamo in ogni professione dobbiamo competere lealmente, ma in maniera determinata. Dobbiamo essere i primi ad alzarsi le mani che a sporcarsi le mani, giusto per capire. E quando dobbiamo vivere una vita d'impresa globale, sapendo che in Cina ci sono 300.000 ingegneri l'anno che escono dalle università, noi quanti ne abbiamo, caro Rettore, quanti ne abbiamo in Italia? 5.000, 2.000? Appunto, no? Allora, siccome poi queste cose si fanno con i cervelli, con l'intelligenza di tutti i settori, non soltanto meccanica, elettronico o quant'altro, è chiaro che ci abbiamo tante cose da fare. Allora, la richiesta che io ho fatto a Paolo in maniera insistente di essere qua è perché lui è portatore, comunque, Paolo, ti piaccia o no, di competenze, di conoscenze, di saper fare, saper pensare e saper fare, perché come Sant'Agostino tu hai capacità di essere presente ricordando il passato, vivendo il presente e pensando al futuro. Ecco, perché questa è la triade che sostanzialmente aiuta a fare impresa, aiuta a fare impresa di noi stessi. Attenzione, voi dovete diventare imprenditori di voi stessi, come dicevamo da tanto tempo, e pensare con le mani, perché poi anche attraverso le mani che si ha questo tipo di... Pertanto, dico Paolo, questo...
noi dovremmo chiederti proprio come territorio, come coloro che hanno beneficiato e beneficiano del tuo contributo imprenditoriale, dedicare qualche ora del tuo tempo all'anno, dico 3 ore all'anno, 4 ore all'anno, all'università, alle università, no? All'ISTAO o ad altre cose, perché questo fa parte del sociale dove la tua famiglia ha radicato, no? La loro, no, le loro fondamenta dello sviluppo industriale del territorio. Ecco, questo è quando ti diciamo che sostanzialmente, e questo ti piace o no, è una realtà, e oggi il gruppo industriale è quello che è, e pertanto ha i valori che ha in sé, che può chiaramente, no, trasferire con piacere, penso, no, a tutti noi, perché tutti noi dobbiamo imparare. Mi auguravo di vedere anche tanti giovani imprenditori o tanti altri imprenditori, e questo bisogna che lo rimettiamo nel sistema, perché chiaramente sono testimonianze uniche. Io pertanto non ho fatto una domanda, ma ho cercato di, no, di ricordare a Paolo che insomma la famiglia Merloni qui ha le radici, pertanto no, non può non ricordarlo. Grazie Paolo. Chiarissimo. Bene, penso che migliori conclusioni non ci potevano essere. Volevo ringraziare per la brillante lezione e anche per la generosa disponibilità. Un piccolo segno della gratitudine, una riflessione che vi stavo fa sulle competenze per il futuro, e un po' di miele delle nostre api operose dell'ISTAO. Quindi spero di rivederci presto e grazie di nuovo.